Fischietto in bocca, si comincia. Primo possesso palla per il Mantova che manovra da dietro. Foglia in mezzo per Maina, la conclusione! Il sinistro vincente di Lucas Maina che sblocca la partita al terzo minuto del primo tempo. Petrarca 1, Mantova 0. Servito basso. Maina, basso. Foglia vuole il sinistro, lo prova! Il 2-0 di Foglia! Il raddoppio del Petrarca al tredicesimo del primo tempo. Vanno ad abbracciare anche Maina che forse ha toccato. Maina che guarda qualcuno in mezzo al pubblico. Non abbiamo ben capito se sia riuscito a toccare il numero 9. Sarà nuovamente calcio d'angolo per i padroni di casa. Foglia in sinistro, è un capolavoro! Gli applausi del pubblico per il 3-0 di Adriano Foglia! Spettacolo! Qui al Palagozzano, il sinistro magico del numero 10. Va a recuperare la sfera, basso. Non è angolo però, è rimessa laterale secondo il direttore di gara. Cambia poco comunque. Basso, mette in mezzo con il tacco Foglia! 4-0, il poker del Petrarca, il capolavoro di Foglia che fa doppietta e fa impazzire il pubblico del Palagozzaro. Profondità, cercato Maina che si gira, punta l'avversario, va il numero 9. Palla in mezzo per Kleber, il pokerissimo, arriva anche la firma del capitano, 5-0 Petrarca all'ottavo del secondo tempo. Io sempre metti gol sui passaggi, non mi la butta dentro. La firma del capitano, il quinto gol del Petrarca. Calcio d'angolo per i padroni di casa, va Kleber sul punto di battuta, si fa vedere Terenzi ma si va in mezzo da Foglia, la conclusione, autogol sfortunatissimo Guerrieri, arriva il 6-0 del Petrarca, era un cross destinato a terminare fuori, ha toccato Guerrieri, è arrivato il 6-0 a 2 minuti e 58 dal termine. Bastini rischia qualcosa, perde il pallone, va a repiù, viene chiuso da Terenzi, 3 contro 1 del Petrarca che riparte in contropiede, attenzione al Petrarca, la conclusione e arriva anche il gol del 7-0. Gol di Marchese per il 7 bello del Petrarca. Al momento siamo sul 7-0 qui al Palagozzano con il Petrarca che insiste, ultima azione offensiva, Castaldello se ne va e trova l'8-0, grande azione di Castaldello che trova un gol meritatissimo, 8-0, 24 secondi al termine. Arriva in questo momento la sirena, termina qui il match, il Petrarca batte con un netto 8-0 il Mantova e sale a quota 37 punti in classifica, a più 13 sul secondo posto. Eccoci in compagnia di Adriano Foglia. Adriano, sei un fenomeno ma ogni volta ci sorprendi con gol uno più bello dell'altro. Cerco di dare il mio contributo alla squadra, non sto tanto bene fisicamente, anche il ginocchio è un po' così così. Però mi hanno messo un programma alla società e penso che si stanno vedendo i frutti, perché alla fine oggi ho fatto tanto, ho fatto quasi 30 minuti di più, ma devo fare un complimento a tutta la squadra, oggi abbiamo fatto un partidone, penso che sia stata la migliore partita della nostra stagione e continuiamo per la nostra strada. Una stagione che state dominando con questa vittoria, salita a più 13 sul secondo posto, la Serie A2 è sempre più vicina. Sempre più vicina, però manteniamo i piedi per terra perché alla fine
siamo professionisti, dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono gente, sono persone dietro di noi che lavorano, che fanno le cose per noi stare bene, quindi continuiamo così. Oggi era pieno, è stato un spettacolo. E niente, complimenti al Mantova, che sono grandissimi ragazzi, una buona squadra. Faccio un bocca al lupo loro. E adesso riposiamo, perché è stata un po' dura nel senso di concentrazione, di voglia di far bene, di far vedere che noi siamo concentrati. Quindi complimenti a tutti quanti. Eccolo il mister del Petrarca, Luca. Oggi un'altra grande prestazione. Il Mantova è una delle squadre più forti di questo girone, voi lo avete battuto con un netto 8-0. Il Mantova è una delle squadre sicuramente migliori, vanta una rosa importante, un grande tecnico di esperienza nazionale, Pino Milella, che è un collega corretto e preparatissimo. Io posso solo confrontarmi con lui spesso, è veramente una persona seria, che ce ne vogliono in questo sport. Ed è stata però, devo dire, una gara ben fatta. I ragazzi miei oggi veramente applausi. Commentare un 8-0 in una gara così di vertice non si può. Complimenti ai miei ragazzi, ma complimenti anche al Mantova, perché sono venuti qui a provare a giocare, non sono venuti qui a fare la vittima, anzi, e si sono comportati in maniera corretta e determinata, quindi complimenti a tutti loro. Eccolo qui ai nostri microfoni. Mister, come si commenta questo 8-0? È difficile da commentare. Difficile da commentare, perché sicuramente c'è una grande differenza fra noi e il Petrarca. Solo che mi dispiace che una partita che sicuramente per un certo tratto è stata una partita sicuramente in cui loro hanno attaccato, ma noi abbiamo risposto degnamente. Poi con l'1-2 all'inizio del secondo tempo psicologicamente siamo venuti meno. Quello mi dispiace, perché poi anche psicologicamente diventa un problema, insomma. Assolutamente sì, mister, diciamo che il Petrarca è inarrivabile, però le altre squadre del girone sono alla portata. In che cosa dovete crescere per rimanere, diciamo, attaccati al secondo posto? Noi dobbiamo sicuramente crescere dal punto di vista dello spirito di squadra. Abbiamo ancora dei momenti in cui, nel momento in cui prendiamo un colpo, facciamo fatica a sollevarci, e da questo punto di vista dobbiamo crescere psicologicamente, perché ripeto, quando abbiamo preso il terzo o quarto gol la partita è scivolata via, e non deve essere così, insomma. Tutta la difficoltà che il Petrarca ha avuto il primo tempo a trovare spazi, d'incanto il secondo tempo se l'è ritrovata. Noi dobbiamo crescere da questo punto di vista, è logico che stiamo lavorando per quello. Il gruppo è molto articolato, quindi speriamo di psicologicamente di risollevarci presto.